Guarda, sono quelle cose della vita che ti lasciano senza. Non capisco tutta all'improvviso una partecipazione così. Mi sembra di rivivere le giornate di Terni quando era un eterno sconosciuto e poi la gente si innamorò fino ad arrivare a 11.000 spettatori a venire a vedere la partita della Ternana, che non è che eravamo primi in classifica, insomma. Quanto le fa piacere questo No, interesse dei è tifosi del Frosinone? enormemente perché innanzitutto a dispetto di tanti scienziati del calcio che qualche tempo fa fecero delle battute che Frosinone non meritava di arrivare in Serie A, perché sono proprio queste le cose belle della vita, che anche le cose più impensabili alla fine sono quelle favole che devono accadere perché aiutano tante persone a capire che tutto è possibile nella vita e che i sogni si possono realizzare. Quindi, come il sogno è stato del Frosinone in Serie A, che nessuno avrebbe mai pensato, perché no? Magari un allenatore sconosciuto come me possa avere magari un obiettivo o magari un sogno che si possa realizzare in una società che potrebbe essere per un personaggio come me magari un punto di arrivo come Frosinone. Mister, è solo un sogno oppure c'è stato magari anche in passato un contatto reale con la società No, Frosinone? no, 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 non scherziamo. Frosinone è stata sempre una società che da parte mia, vista la vicinanza, sono venuto a vedere tantissime partite dopo il mio esonero di Terni, però non c'è mai stato perché penso che Frosinone abbia nelle sue ambizioni allenatori più importanti. Poi magari non dico che magari possono essere più bravi. Che messaggio vuole lanciare ai tifosi del Frosinone che si stanno scatenando in queste ore? Beh, il messaggio è di un allenatore che è rimasto favorevolmente impressionato perché non mi aspettavo tanta simpatia e tanta, anche tanta stima da parte di una tifoseria che quando siamo venuti con la Ternana a me è piaciuta molto, ho visto tante partite e ho visto sempre una tifoseria che non è andata mai oltre certe aspettative. È una tifoseria umile, ecco, forse ci associa un po' questa, umile operaia, come magari posso essere io nella mia piccola carriera. Ho iniziato dalla prima categoria, ho fatto tutte le categorie dilettantistiche, magari abbiamo questo che ci associa, che siamo dei piccoli che vorremmo diventare grandi, ecco.